portata sul primo tempo, già avevamo dominato sulle variazioni del gol, abbiamo rischiato solo un qualche contropiede, però non siamo riusciti ad andare in vantaggio. Secondo tempo siamo andati dopo 5 minuti 2-0, ci siamo fatti, addirittura siamo andati sotto 3-2, 4-2, abbiamo avuto un blackout di 7-8 minuti di confusione totale. Poi abbiamo avuto il 4-3, poi abbiamo avuto il calcio di rigore per andare addirittura in pareggio. E poi abbiamo preso due gol stupidi proprio tutti in avanti. Poi abbiamo fatto il portiere in movimento, addirittura abbiamo fatto tre gol, siamo andati 5 passi. E nonostante questo, comunque è un peccato, perché la partita l'avevamo preparata bene, e troppo è una pecca che ci portava all'inizio del campionato, perché su 2-1 per noi la stavamo spingendo veramente tanto, abbiamo avuto 4 palle gol pulite, senza una addirittura senza il portiere, non abbiamo segnato. E se non chiudiamo le partite, purtroppo ce le portiamo fino alla fine e rischiamo, perché così è successo. Addirittura e allora non dipende da noi. Se oggi vincevamo, potevamo dire che dipendeva da che era quasi sicuro. Oggi invece dobbiamo sperare lo scontro della settimana prossima e vedere il CUS, se non si mette a 10 punti, perché è l'unica speranza che abbiamo ancora per fare i play-off.